adesso che faccio da una settimana. Ma da quando sono che non è mai venuto però? Ma non è in un periodo che non viene. È una persona che porta fortuna. È una persona. Tanto è vero che io pure, no, guarda, no, per dimostrarti, guarda, io pure a te te tengo, voglio dire pure, io porto appresso un amuleto che se riesco a trovarlo in giornata, io ve lo faccio vedere. Okay. Eccolo qua, guarda, vedi? Questo è uno gnocco. Tu fai il meno che è uno gnocco. Uno gnocco, ma animale uno gnocco! Ignorante, va pure. Ma bene, ma pure, tenga la cabeza andata a stare in pietà, volete vedere? Via da isso, va bene. Ma va spiritosa. Perché io mi devo proteggere dalle energie negative. L'amuleto aiuta. Ah, perché tu non ci credi agli amuleti. Abbiate pazienza, gli amuleti. Questo che cos'è? Avanti. Questo è un portachiavo. Che cos'è? Che cos'è qui un portachiavo? Un portachiavo. E di da macchina che viene in questa maniera a pisannanza. Non ci credete? Io l'ho comprata così la macchina. Miserie. Voi sentite, proprio Pino De Filippo, sa come dice? Non è vero, ma ci credo. Bisogna essere prudenti con, con certe persone serio. E con certe cose. Ma non l'esagerazione che dici tu. Comunque io ieri ti ho portato una cosettina, tu non hai nemmeno notato, guarda una che ti ho portato. Questo ti porterà, vedi, ti farà decollare il salone. Guarda, faccio vedere che all'improvviso vengono i clienti. Vediamo volo, via. Guarda, se aeroplano. A chi somiglia? A te. No, questo somiglia a Andreotti, vedete? Porta fortuna, trovate, eccezionale. E perché Andreotti porta fortuna? Io quando vengo va a morire di cagna canola. Guarda Andreotti, per l'amor di Dio, non è che sono un filo andreottiano. Però per quanto riguarda la disoccupazione ha sistemato più gente a lui che tutti e due i poli di sinistra e destra mi sa sì. E non certo per scartirle però. Ci sta una persona che io tengo un poco per malaurio, presidente lo consiglio, D'Amato, non mi dire niente. Ma guarda, ma... Quello lo considero peggio l'amico comune che voi già avete capito che non voglio annominare l'indovico che porta che la feccia. Che io non lo nomino. Anzi, vedete, ti tocca ferro. È pulito. Ma che sono, esagerazione. Che non... Allora, vediamo le 10.000 corna. Come state? Da un peppino. Caro Don Ernesto, voi lo sapete, io di solito sono sempre allegro. Ah, ma sì. Stamattina mi sento particolarmente triste. Che sto pensando che voi siete veramente un amico che capite. Ah, ci pensate di venire a chiagnare una poco rindoso alla vostra. Però siete capitato permettete, male. Permettete, prego, mi metto a caorito. Numero un che fastidio. Ma io avevo chiagna zitto zitto, donna sì. Piangete zitto. Io avevo pensato proprio di chiudere perché è una brutta giornata stamattina, don Papì. No. Ci vede un cliente, ma dico no, 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 non vi preoccupate, non vi preoccupate, noi siamo appesi a un filo di speranza. Ma perché che è successo? Davvero? Polvere eri e polvere diventerai. Un caro amico mio, carissimo amico fraterno, lo piezzi uaglione, faceva la lotta libera. L'altro ieri lo telefonai per sapere come stava. Poi invitai a cena per stare poco insieme, non lo so per chi mi rifiutò. Pensai poi stamattina a caffeina sorpresa, ha già accattato due pastarelle, sapete, due babà, due bignè. Don Ernè, sono arrivato là, ha già trovato un portone chiuso. Non vi volevano fare trasì, appena vi hanno visto il portone chiuso. No, 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 mi sono fatto spazio fra la gente, una moltitudine di gente che gli fiora a mano. O bigliettini è morta vicino a me. Mi sono sentito ridicolo con quel lavandiere pasta a mano, a un in terra. Era morto. Che volete fare? Era morto. Il minimo che gli potesse capitare. Morto. Che siamo su questa che faccia siamo, della terra, donne. Perdonatemi. Ma dico io, Don Papì, voi dici grazie così che era un caro amico vostro, venite qua in due salone mie, con quella giornata di sole, andavate un poco nella villa, con vicino Madrid, al mare. Con Madrid. Con questa sole. Giornata di sole, guardate che sole. O sole. O sole. Quello vedete, quello è un sole ingannatore. Chi lulla? Chi lulla orito. Sì, chi è un sole, chi ne era acqua. Ma che è un mellone. Però a me mi risulta. Mi fa fessa. Voi capite.
senatori, no, no, io ritengo che